Roberto Marciali, si doveva rinnovare la carta alle poste, qui in via San Benedetto è andato. Sì, E cosa è successo? Mi hanno detto che devo andare dove adesso c'è la posta che sostituisce quella dove io ho attivato la carta e devo andare lì vicino al tribunale. Ma se non mi fanno entrare dentro la posta per rinnovare la carta, io come faccio a ritirare i soldi? Lei non aveva, non ha il Green Pass però, giusto? Io sono risultato, ho fatto 10 giorni a casa perché risultavo positivo. Sì, poi sono quando? Andato in farmacia e risultavo negativo, sono guarito da 3-4 giorni e sto aspettando che mi invino sul telefono il Green Pass e non me lo mandano. Quindi lei deve andare alle poste per quali ragioni esattamente? Per prendere i soldi, perché devo comprare roba da mangiare, non ho niente a casa. Lei ha il conto alle poste? Sì, sì. E doveva effettuare un cambio della tessera anche? Rinnovare la tessera. Che scade quando, ricordiamo? Dice che scade a gennaio, siamo al primo di gennaio e scade. Al primo di febbraio siamo. Ah sì, al primo di febbraio. Sì. Quindi lei, guarito dal Covid, da quanti giorni? Saranno 5-6 giorni e ancora non mi hanno spedito niente. E quindi lei senza Green Pass non può prendere dal suo conto alle poste? Esatto, state proprio dicendo giusto, sì. Così mi hanno mandato via. Una beffa? Certo che è una gran beffa. Lei è vaccinato? Sì, 2 vaccini e ho passato il Covid, sono risultato negativo all'ultimo controllo che ho fatto in farmacia, mi hanno detto che mi avrebbero spedito il Green Pass, Super Green Pass, come lo vogliamo chiamare, e invece non hanno spedito niente. Ancora non mi arriva, non ce l'ho e non posso vivere. Lei di che cosa si occupa nella vita? Ma io sono pensionato. Quindi c'è la sua pensione praticamente, sì, alle poste. Sì, sì, esatto. Può andare qualcun altro a no, tirare? No, no, no.